Bella sensazione ricevere questo riconoscimento. Sono molto orgoglioso, che vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante per la nostra nazione. Per quanto riguarda i prossimi europei, spero che riviviamo le stesse emozioni che abbiamo vissuto noi quando abbiamo vinto l'europeo. C'è un buon rapporto, sono rimasto in buon rapporto col mister, giustamente. Hanno inciso tanti miei infortuni, come ho sempre detto, però io sono sempre a disposizione perché è sempre un orgoglio indossare la maglia della nazionale. Finché scendo in campo il mio obiettivo è sempre quello. Lei vorrebbe ritornare. Spalletti cosa le ha detto, visto che lo sente? No, no, abbiamo scambiato qualche messaggio per i complimenti per la qualificazione. Niente di che, uno bisogna sempre accettare le scelte del CT. L'unica cosa è che Lei è a disposizione comunque. io sono sempre a disposizione, come ho detto, la maglia della nazionale non si può mai, non si rifiuta mai. Io ti ripeto, sono a disposizione. È normale che il mister faccia le scelte in base ai giocatori che stanno bene e ai giocatori che gli possono dare tanto in quelle partite che vengono. Io il Napoli lo porto sempre nel cuore perché è la mia città e sono il primo, come ho sempre detto, il primo tifoso del Napoli, anche oltreoceano. Farò sempre tifo per gli azzurri. Per quanto riguarda Romani, spero che faranno grande partita e raggiungiamo la qualificazione perché per come abbiamo fatto i gironi ce la meritiamo. Lo devono far stare tranquillo perché come ho fatto nelle varie interviste, il giocatore, la punta di diamante che c'ha è Napoli, perché è un giocatore che ha tanta qualità e bisogna stare solo vicino perché sono successe anche a me sbagliare qualche gol e perdere la partita. Però in questo momento, ti ripeto, i tifosi sanno come comportarsi, gli staranno sicuramente vicino perché l'anno scorso insieme a tutti i miei compagni, i miei ex compagni, hanno fatto cose straordinarie per Napoli, la città. È giusto che gli stanno vicino e gli danno il supporto opportuno. Io ora sono concentrato più sul calcio giocato perché solo il pensiero che dovrei smettere mi sento male, però chi vivrà vedrà.